Radio Radicale, si è svolta oggi a Montecitorio la conferenza dei capigruppo, in particolare sui tempi del decreto Rave che deve essere convertito entro il 30 dicembre e dare modo al capo dello Stato di esaminare il provvedimento e di firmarlo. Su questo provvedimento c'è diciamo, lo spettro della cosiddetta tagliola, ovvero la possibilità da parte del Presidente della Camera, consentita dai regolamenti, di indire immediatamente il voto nel caso che si protragga l'esame del provvedimento. Ascoltiamo che cosa hanno detto i capigruppo al termine della conferenza che si è svolta nello studio del Presidente della Camera. Abbiamo ascoltato Matteo Richetti del Terzo Polo, Riccardo Molinari della Lega, Maurizio Lupi di Noi con l'Italia e poi abbiamo ascoltato Luana Zanella dei Verdi Sinistra Italiana. Ascoltiamo che cosa hanno detto al termine della conferenza dei capigruppo. Radio Radicale, siamo con Matteo Richetti al termine della conferenza dei capigruppo. Allora, mi sembra di capire, dalle voci che abbiamo appreso mentre voi eravate all'interno, che il 10 si riparte col decreto aiuti quater. Sì, no, intanto che c'è la seduta a Fiume Stanotte. stanotte sul DL Rave, non si voterà prima di domani alle 19 e poi da lì dichiarazione di voto. Avete avuto l'assicurazione che non ci sarà la ghigliottina? No. No, la tagliola rimane una delle ipotesi sul campo. Io penso sarebbe una forzatura che dovremmo tutti evitare, ma lo deciderà il presidente. Poi dopo torneremo sull'aiuti quater a gennaio. Oltre all'aiuti quater, quali altri provvedimenti arrivano? Il milleproroghe va al Senato, viene qua. Direi comincia dal Senato, quindi come l'aiuti quater ci arriva dal Senato. Il rischio è che la Camera sia in seconda lettura e come la prassi ci sta insegnando con scarsa possibilità di incidere. Allora, sul provvedimento, quello che riguarda la sicurezza, ancora non avete avuto notizie No, né sullo spacchettamento. ci sono solo pessimi presagi sui contenuti, ma io non ne ho nessuna anticipazione. Altri provvedimenti? Niente. Ok, quello che dice lui. Ok, va bene, grazie. Radio Radicale con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, al termine della conferenza dei capigruppo. Allora, sul decreto Rave, come andate avanti? Allora, le dichiarazioni di voto ci sono domani sera alle 19. Volevo sapere se secondo lei ci sarà la ghigliottina. No, in realtà le dichiarazioni di voto si faranno durante tutta questa notte e la giornata di domani, perché non c'è stata la disponibilità da parte dell'opposizione di trovare un accordo sugli orari. Legittimamente l'opposizione vuole fare un'azione ostruzionistica e quindi in termini di regolamento si è deciso di fare il voto di fiducia stasera, deliberare la seduta a Fiume e poi andare avanti con l'illustrazione degli ordini del giorno, i pareri e le dichiarazioni sul complesso di dichiarazione di voto sul complesso degli ordini del giorno. Dalle 7 di domani sera si inizieranno le votazioni sugli ordini del giorno, dopodiché in base all'andamento dei lavori sarà fissata la dichiarazione di voto finale, il voto finale. La Presidenza ha dato assicurazioni, le opposizioni hanno chiesto assicurazioni sul fatto che non ci sarà la ghigliottina. È successo una volta 2 legislature fa, credo. Sì, questa non è propriamente la ghigliottina, rientra nelle facoltà della Presidenza organizzare i lavori nel migliore dei modi. Se eventualmente ghigliottina farà, sarebbe sulla fase finale, quindi sulle dichiarazioni di voto finale, visto e considerato che abbiamo la scadenza del decreto alle 7 di sera del 30 e bisogna lasciare comunque un margine di tempo al Presidente della Repubblica per esercitare le sue prerogative. Quindi il provvedimento va chiuso comunque entro il primo pomeriggio del 30. Quindi se le dichiarazioni di voto dovessero accumularsi a quel punto ci dovrebbe essere la ghigliottina. Per ora gli strumenti regolamentari che sono stati usati sono quelli ordinari. Ecco, per quanto riguarda il decreto aiuti quater, quello arriverà il 10 ed è in scadenza per il 17, se non sbaglio. Sì, su quello dovremmo avere comunque il tempo perché inizierà l'esame in commissione prima e quindi diciamo che non vedo tempi così stretti come in questa situazione. Il milleproroghe va al Senato e poi viene qui, che lei Penso di sì, sappia. penso di sì. Ci sono altri provvedimenti? Allora, sul decreto sicurezza ancora non è Il decreto chiaro. sicurezza bisogna vedere quando finisce, anche lì bisogna capire dove viene mandato, non lo sappiamo ancora, anche perché non è certo che venga fatto oggi o nei prossimi giorni. Ho capito. E altri provvedimenti, altre cose importanti? No, diciamo che chiudiamo l'anno con questo sull'ONG e poi avremo il decreto aiuti quater, questo è già calendarizzato, dopodiché C'è un avremo. decreto Ischia? No, forse su Ischia, un provvedimento su Ischia, no. Se il governo ha in mente di Ah, farlo, no, chiedevo io. No, forse ok. meno. Ok, va bene, abbiamo detto Credo di tutto. sì. Grazie Ottimo. all'onorevole Molinari.
Radio Radicale con Maurizio Lupi per parlare della conferenza dei capigruppo. Allora, come si andrà avanti? Stanotte ci sarà la seduta fiume sul decreto rave? Sì, ci sarà la seduta fiume e poi vedremo nella giornata di domani, nel senso che le votazioni sugli ordini del giorno saranno a partire dalle ore 19 e qualora l'opposizione continuasse a fare legittimo ostruzionismo, a quel punto ci sarà un'altra nottata perché la seduta fiume Certo. continua. C'è tempo fino al 30 alle 19? No, c'è tempo fino al 30 alle 13-14 Ah, perché ok. bisogna dare poi almeno 6-7 ore, 8 ore di tempo alla Presidenza della Repubblica per vedere il Certo, testo e per dare il suo parere di conformità, perché poi, siccome il testo è stato modificato, certo. deve essere sottoposto al Ecco, parere di legittimità da parte del Presidente della il Repubblica. Presidente della Camera ha detto qualcosa sulla possibilità che ci possa essere la tagliola? Sì, si è riservato, l'ho detto pubblicamente, come ci sono precedenti, Presidente Boldrini e altri presidenti, che nel momento in cui l'ostruzionismo continuasse legittimo, per permettere la conversione del decreto, deciderà di stabilire l'orario del voto finale. Certo, poi ci sarà il decreto aiuti quater dal 10, Decreto aiuti quater dal 10, che ma scade il 17. che scade il 17, ma lì ci sono 7 giorni di tempo. Voglio dire, Eh, bisogna va essere. bene, Ma poi mi ok. auguro invece che si ritorni ad un clima positivo e costruttivo tra maggioranza e opposizione, quindi mi auguro che questo sia solo un inizio dettato anche da tempi molto ristretti. Bene, grazie Maurizio Lupi. E Radio Radicale con Luana Zanella al termine della conferenza dei capigruppo. Allora, si va sulla seduta fiume per quanto riguarda il decreto rave. Sì, la contrarietà è stata espressa da tutti i gruppi di opposizione rispetto a questo provvedimento. E abbiamo affrontato la possibilità di avere un confronto con il governo, almeno sugli ordini del giorno, in modo che sia possibile l'illustrazione e anche la votazione motivata da parte di tutti e ciascuno e ciascuna deputata. E dopodiché è chiaro che che c'è un conflitto, diciamo, di interessi, nel senso di interessi Certo. differenziati, tra opposizione e maggioranza, perché è chiaro che se il governo vuole portare a casa questo provvedimento Certo. deve contenere i tempi, mentre noi abbiamo la necessità di esprimere Certo. pienamente e anche comunicare al Paese quali sono i pericoli di questo provvedimento, le luci e ombre, Il eccetera. Presidente Insomma. della Camera si è riservato di mettere la tagliola. Certamente perché è del tutto evidente che se l'opposizione porta avanti fino in fondo tutte le possibilità che abbiamo concrete di fare opposizione, e Certo. poi il Presidente prenderà atto e agirà come ritiene di agire. Certo. Ecco. Il decreto aiuti quater arriva il 10 dicembre qui, per essere convertito il 17 dal Senato. Scusa, Il non ho decreto capito. aiuti quater. Ah, parliamo di un Sì, altro. Di un beh, tanto avete altro. discusso anche di questo. No, non è che abbiamo. Ah, Sì, abbiamo ok, discusso nel senso che l'abbiamo posto però. Del nell'ordine giorno. dei lavori di gennaio, Ok, ecco. prima di Capodanno non c'è nient'altro dopo il decreto rave, mi sembra di No, no. non so, per ora Ah, ok, va, non per si ora sa no. mai. Va bene, grazie. Non mettiamo la Ok, parola fine a questa grazie lunga. a Luana Zanella, non l'ho fatto perdere tempo. Ok, grazie. Ciao. Ciao.